Assolutamente, per Seba, una gran persona, personaggio e professionista, e con il quale ho veramente avuto il piacere di lavorare quest'anno, di conoscere e di apprezzare. Quindi Seba, partiamo subito con la prima domanda. Rugby, considerato notoriamente come uno sport misto, quindi inteso come uno sport di forza, ma anche dove la fase aerobica ha la sua importanza. Secondo te, mi ricollego alla Marcord, come si è evoluto nel tempo questo rapporto, arrivando al rugby evoluto di oggi? Allora, ciao a tutti intanto, ciao Mauro. L'hai detto giustamente tu nella domanda, no? Il rugby è uno sport misto. Non mi piace pensarlo solamente come una preponderanza di un metabolismo piuttosto che un altro, cioè solo come aerobico piuttosto che anaerobico, come si sente parlare spesso. Essendo uno sport di situazione di squadra, è chiaramente uno sport misto, dove coesistono momenti di fasi statiche, come può essere ad esempio la mischia, momenti di fase, tra virgolette, aerobica, quello più facile da vedere sono le accelerazioni all'interno del campo, e momenti di lotta all'interno del campo, perché alla fine quello è il nostro sport, ok? Lo chiamo ormai nostro, anche se non l'ho mai praticato io. Ok, quindi la cosa più importante poi da allenare è il saper dosare queste diverse capacità, queste diverse situazioni che avvengono all'interno del campo. Quindi all'interno dell'allenamento la cosa migliore è saper mixare queste cose. Non possiamo pensare di fare solamente lavoro aerobico, solamente lavori di lotto, solamente lavori di sprint, accelerazione o capacità anaerobica. Anche perché quando poi noi portiamo il nostro giocatore in campo, cosa vogliamo dal nostro giocatore? Che compie degli interventi di qualità, possibilmente per gli 80 minuti. Okay? Questo è il fine ultimo che dobbiamo avere come preparatori, come allenatori. Per arrivare a far questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mixare le due cose, ma in che modo? Nel modo che il mio giocatore, indipendentemente dal metabolismo che sta usando o dall'intervento che va a fare, ci metta meno tempo possibile a recuperare tra un intervento e l'altro, perché è quello che poi fa la differenza. Se voi pensate a un giocatore di alto livello, arriva a fare in un tempo netto di gioco intorno ai 40 minuti di effettivo, un buon giocatore arriva a fare quasi 20 interventi all'interno della partita. Questo vuol dire un intervento ogni 2 minuti. E uno direbbe, ok, c'è tanto tempo che passa tra un intervento e l'altro, ma essendo un gioco di situazione non è un range matematico, no? Ogni 2 minuti io faccio un intervento e poi mi riposo per 1:50, ad esempio. C'è anche la situazione di gioco in cui il mio giocatore fa 4-5 interventi filati e poi magari avrà tempo per recuperare. Parlavamo prima della mischia, penso a un pilone che, ingaggia in mischia, 10, 15, 20 secondi di spinta e poi devo uscire, magari andare a pulire un punto d'incontro a 20-30 metri di distanza. Quindi, cosa dobbiamo allenare noi come preparatori, come allenatori? Dobbiamo preparare il nostro giocatore a questa situazione di gioco, cioè al saper passare da una situazione a un'altra. Quindi, indipendentemente dal sistema metabolico, io devo allenare la capacità del mio giocatore di recuperare tra un intervento e l'altro, in modo che ogni singolo intervento sia di qualità e che porti un beneficio alla squadra, e non avere dei giocatori che magari fanno una mischia e arrivano sul punto d'incontro parcheggiandosi in rack, ad esempio. Questo è l'esempio più classico che mi viene in mente. Okay? Quindi diventa poi fondamentale mixare le due cose. Chiaramente in una situazione di prestagione, quando c'è più tempo, si lavorerà principalmente, diciamo, su quella che è la capacità aerobica, no? Per mettere benzina nel motore, come si suol dire. Okay? Poi piano piano si aumenta, piano piano che le partite passano, non posso fare gli stessi volumi di lavoro che io faccio in prestagione durante la stagione. Durante la stagione noi come preparatore abbiamo dei piccoli spot in cui intervenire, di 5, 10, più fortunati 15 minuti ad allenamento o magari anche solo 20 minuti spalmati su un'intera settimana. Quindi quello che noi dobbiamo ricercare è quel condizionamento che sia il più possibile vicino alla situazione di partita. Quindi non focalizzarci solamente su un aspetto, ma andare a cercare, andare a studiare quella che è la performance, quello che fanno i miei giocatori in campo, per poi riportarlo all'interno dell'allenamento. Quello sì, quello è il fine ultimo che dobbiamo avere come preparatori. E logicamente, scusami Mauro, qui la chiamiamo la connessione che il preparatore ha con quel capo allenatore deve essere ovviamente di fiducia prima di tutto e di confronto continuo. Perché i tempi di lavoro anche che si devono avere con il rugby devono essere per forza
condivisi insieme al preparatore. Assolutamente, il lavoro del preparatore poi durante la stagione diventa di gestione dei della squadra e poi del singolo giocatore che chiaramente compone la squadra. E non potendo fare dei lavori aerobici e basta, perché sennò allenerei una squadra di atletica e non una squadra di rugby, io devo portare l'allenamento insieme all'allenatore in un range di allenamento che sia il più simile possibile alla partita. Quindi cercare di riproporre situazioni stressanti per l'organismo che vadano ad aumentare la performance poi domenicale e non che vadano a creare infortuni o creare un calo nella performance. Cioè non creare allenamenti che siano allenamenti allenanti e basta, tra virgolette, ok? Certo. Su una situazione seniores. Diverso sarebbe se invece fossimo in un settore giovanile o in una fase di sviluppo di un giocatore, chiaramente. Sono due situazioni diverse. Bene. Bene, procedo con la seconda curiosità, seconda domanda. Il nostro sport, oltre ad essere misto, è anche tutti sappiamo, dobbiamo saper fare tutto, però è sempre più specialistico. Quindi il concetto di un lavoro generale, quindi inteso sui, parliamo di 15, però poi all'interno di questi 15 c'è una specializzazione, come dicevo, le prime linee, le seconde linee, soprattutto nei lanci del gioco, hanno delle caratteristiche, delle gestualità soprattutto differenti. Quindi come consideri il fatto di lavorare proprio in maniera più specialistica su queste gestualità? Allora, guarda, faccio una piccola premessa. Noi come preparatori, quando ci confrontiamo, si parlano sempre fondamentalmente di due cose. Io dalla mia squadra voglio aumentare la performance e diminuire il rischio di infortuni. Questo, se parli col 99% degli dei preparatori, penso che siano le due macro aree di cui si parla. Okay? E le due cose sono strettamente collegate. Noi come preparatori cerchiamo continuamente la bacchetta magica per dire ok, con questa cosa qua i miei giocatori non si faranno mai male. Okay? Quello che in realtà succede è che noi dobbiamo fare una serie di protocolli, di lavori, di extra lavori individuali specializzati sul singolo giocatore per fare in modo che aumenti la sua performance e diminuisca il rischio di infortunio sulla bilancia. Quello che tu mi chiedi della capacità del giocatore di realizzare gesti speciali e specifici è una cosa che poi si è visto essere fondamentale nel aumento della performance e diminuzione dell'infortunio. Quindi è una cosa che anche noi preparatori, insieme all'allenatore, dobbiamo lavorare assolutamente. Perché questo? Perché più un giocatore conosce il gesto tecnico, meno dispendio fisico ha. Se io prendo un ragazzino che non ha mai giocato a rugby, gli passo un pallone ovale e gli dico, boh, passala indietro a 10 metri da te. Farà una fatica esagerata. Perché? Perché tutto il suo corpo, tutta la sua testa sarà organizzato per, ok, come ha fatto questo pallone? Devo conoscere il pallone, conoscere il movimento e eseguire un movimento. Dispendio energetico altissimo. Quindi costo del movimento a livelli altissimi, se protratto nel tempo, rischio di infortunio perché aumenta il carico di lavoro all'interno del mio giocatore. Più io conosco invece il movimento, più il movimento diventa automatizzato. E quando io faccio un automatismo, il mio dispendio energetico cala drasticamente. Quindi cosa succede? Succede che sicuramente la mia performance aumenta nel tempo, perché il dispendio energetico è molto minore, e per contro diminuisco l'incidenza dell'infortunio perché conoscendo il gesto tecnico sono meno assoggettato agli infortuni. Questo ci sta dicendo la letteratura, ma è facile da pensare, ad esempio, prendo un giocatore di prima linea. Se conosce il gesto tecnico, se sa come spingere, come dicevi tu, è in grado di trasmettere la forza che arrivano dagli uomini di dietro, farà meno fatica sulla mischia e conoscendo il gesto tecnico, più proseguono i minuti di gioco, meglio arriverà ad affrontare le mischie col passare del tempo e meno incidenza di infortunio potrà avere nel cadere o essere comunque più lucido sulle situazioni di gioco per saper reagire alle situazioni di gioco. Certo, a parità, mi viene in mente un esempio, a parità di altezza e di peso, se metti un omone di 1,82 per 120 kg a fare il lavoro di un pilone di 1,82 per 120 kg, sarà molto più facile che si faccia male quello che non ha mai fatto le mischie in vita sua rispetto al pilone che ha fatto le mischie. Certo, molto certo. Chiaro, molto chiaro. Bene, dopo tutta questa fatica concludiamo con l'importanza del recupero, perché credo che ai fini, così nella mia breve esperienza di giocatore, penso sia importante il recupero ai fini però anche di massimizzare la performance. Certo.
Guarda, il recupero è sempre stato chiamato da tutti ancora adesso l'allenamento silenzioso, no? È quella cosa che nessuno vede, ma che alla fine della giornata fa la differenza. Se noi pensiamo anche a un atleta professionista, passa al campo 6, 7, 8 ore, non tutte chiaramente di allenamento, quello che poi fa la differenza è quello che passa. Se in una giornata sono 24 ore, 8 ore ne passo al campo, ho 16 ore dove sono da solo, dove devo pensare da solo, tra virgolette, ma devo pensare alla mia gestione personale, quindi al recupero, al riposo e la cosa più importante è la nutrizione. Vado per ordine. Prima cosa, il riposo, il recuperare bene, cosa vuol dire? Dormire bene e quindi avere un sonno di qualità. Un sonno di qualità abbassa il livello di fatica, aumenta la mia performance quando poi devo andare in campo, aumenta la mia capacità di allenarmi, di essere allenato e quindi a lungo termine di sviluppare una prestazione migliore. Prima cosa. Seconda cosa, strategie di recupero. Okay? Fine allenamento, vediamo un giocatore che finiscono, 3 minuti dopo sono in doccia, al 4° minuto sono in macchina e se ne sono già andati dal campo. Okay? E ci vediamo il giorno dopo. Quello che succede però è che il corpo non è così bravo a capire l'allenamento è finito, posso iniziare a fare un'altra cosa. E l'allenamento è fatto per creare uno scompenso all'interno del corpo, no? Quindi la cosa migliore che va fatta, finito l'allenamento, è aiutare il corpo a mettere in atto quelle strategie di recupero che gli diano una mano a recuperare in vista del prossimo allenamento, della prossima partita. Quindi tutte quelle che sono le tecniche di massaggio, piuttosto che stretching, piuttosto che idratazione, piuttosto che vasche d'acqua fredda. Ci sono poi tante strategie e tanti stratagemmi di recupero. Quindi questo è il secondo campo importante. E il terzo, fondamentale, come strategia di recupero e di riposo, è la nutrizione. Okay? Il nostro corpo è come una macchina. Se io nella mia macchina metto della buona benzina, la mia macchina va per tanto tempo e mi fa fare tanti chilometri. Se io nel mio corpo motore metto dello zucchero, prima o poi grippa, si rompe, spacco la macchina e devo cambiarla. La stessa cosa succede per il corpo. La nutrizione diventa fondamentale, è la nostra benzina, ok? Quindi meglio mangio, meglio recupero, meglio riposo, più pronto sono poi a svolgere tutte le attività che mi vengono chieste sul campo e fuori dal campo. Questo è un pochino l'aspetto a 360 gradi di quello che dovrebbe essere sia in campo, ma ancora di più nella gestione personale e privata, in quelle 16 ore di buio, diciamo. Grazie. Benissimo. Molto chiaro, capito anch'io, Seba. Io ti devo confessare, in questi 2 mesi un po' di zucchero ce l'ho messo nel mio sabato. Nel motore.